La tecnologia ormai non è più qualcos'altro, qualcos'altro da noi, qualcosa di distante, qualcosa per gli specialisti. Fa parte della vita delle persone, fa parte delle storie che vivono le persone e quindi è una storia che va raccontata, no? Perché è una storia di tutti, che in senso letterale richiede evangelizzazione, no? Richiede che la storia venga raccontata in maniera comprensibile a tutti, la capacità e il lavoro anche dell'evangelista, tecnologico ovviamente, è quello di raccontare alle persone come le aziende, e poi le aziende sono fatte di persone, quindi in ultima analisi alle persone, quello che la tecnologia è per davvero, quello che è il suo potenziale e come può cambiare possibilmente in meglio le loro vite. Educare le persone a un uso virtuoso della tecnologia in senso molto ampio, cioè il web è uno degli aspetti, no? Però ormai noi siamo nell'internet delle cose, andiamo verso le smart city, quindi è molto oltre il web. Un aspetto che soprattutto al pubblico, al grande pubblico va chiarito la questione del cloud, no? Del cloud computing o comunque in generale di come si possono usare tutta una serie di servizi e di applicazioni basate interamente su internet, sulla rete, che non è esattamente intuitivo come concetto. E come dire, che implica anche vincere una serie di resistenze culturali, perché noi veniamo comunque ancora da una cultura del possesso, dell'identificazione anche dei nostri dati, come, con degli oggetti materiali, no? Se, diciamo, lo sviluppo delle reti continua con questa progressione, noi potremmo immaginare da qui a 10 anni di avere una capacità di trasmissione dati molto superiore con degli apparati che ci consentiranno di connetterci alla rete letteralmente in qualunque momento con amplissima disponibilità di banda. Cioè, se io in qualunque istante, ovunque mi trovi, posso accedere a qualunque informazione. Anche tutto il sistema educativo cambia strutturalmente, no? Penso di essere un ragazzo fortunato perché io internet per poterlo usare prima me lo sono dovuto costruire, no? E nel corso della mia vita ho assistito a dei cambiamenti pazzeschi. Io sono nato in un mondo in cui i telefoni cellulari non esistevano, quando internet non esisteva praticamente, il web non esisteva. Gli smartphone che abbiamo oggi erano qualcosa che veniva proposto nei più audaci film di fantascienza, no? Ma certo. Nessuno di noi pensava per davvero che nel corso della sua vita avrebbe avuto in mano un terminale che era più figo del terminale che aveva il comandante Kirk di Star Trek.